Siamo con Alessandro Di Maio di Collana Marathon, ricordiamo di Napoli. Ecco, questa è una kermesse sportiva che in realtà mette in evidenza il mix tra sport e fede. Diciamo, possiamo dire che definirlo un evento originale, visto e considerato che le altre gare non hanno questo connubio, è vero? Sì, è vero, ed è una gara storica anche per questo. Ce ne sono state altre che uniscono la fede alla corsa, però sono state dei singoli eventi. Mi ricordo quella di Montoro, la salita a San Salvatore, però sono singoli eventi. Questa invece oramai è storica, è una gara che c'è chi fa per fede, c'è chi fa anche solo per sport, perché è una gara particolare che è solo in salita, 16 km come tempistica equivale ad una mezza maratona, ma lo sforzo solo in salita è ben diverso. Poi c'è la bellezza di Mercogliano, di Montevergine, c'è anche la discesa in funicolare che è piacevole fare, già l'ho fatto in passato. È tutto un connubio di cose, è un modo diverso anche di vivere la corsa e la fede. Ecco, quali sono secondo te gli atleti che potranno vincere questa gara? È una gara che si baserà soprattutto sulla resistenza, giusto Alessandro? Sì, è la velocità in salita, è una caratteristica fisica che bisogna avere, bisogna aver allenato molto la velocità in salita. Io per quanto mi riguarda, per esempio, mi diverto nei percorsi anche più vari, dopo la salita preferirei anche un po' di discesa, però la vengo comunque con piacere qua. Non so chi è di chi potenzialmente, non ho visto la lista degli iscritti, ho visto Antonello Landi che però non partecipa perché è infortunato. Non so chi possa vincere, comunque in genere qua vincono atleti magri, leggeri, piccoli. Siamo con il presidente della Tifata Runners Caserta qui nelle immagini, ecco, atleti provenienti anche da fuori provincia, una kermesse sportiva che rientra in un evento spettacolare e straordinario, visto e considerato che c'è un misto tra fede e sport. Questo è molto importante, la Mercogliano Montevergine, per far visita alla Madonna di Montevergine. Ecco, secondo lei è davvero un evento importante? Sì, è una tradizione che viene rinnovata negli anni e diciamo ogni anno gli atleti nostri minimo 20-25 persone vengono a gareggiare e diciamo è diventata tutti gli anni diciamo di programmazione per venire qua anche a visitare la Madonna di Montevergine. Ecco, secondo lei chi vincerà questa gara? Più forte. Non lo so questo, diciamo tra i nomi. I nomi... O tra le società. Sicuramente stranieri, marocchini, sicuramente. Siamo con Maffei dell'Atletica Isaura Valle del Linno, un evento importante, un misto tra fede e sport che trascina molti atleti qui alla Mercogliano Montevergine per far visita poi alla Madonna di Montevergine. Ecco, ritiene davvero un evento eccezionale ma originale per quanto concerne il tipo di organizzazione. Io ho fatto le gare, vabbè, sono stato fermo un anno, non ho fatto gare, ho fatto 5-6 volte questa gara, un'organizzazione molto bella in questa occasione e pure nelle occasioni precedenti. E poi arrivare a Montevergine è sempre un fatto bellissimo, sia in termini religiosi che in termini sportivi, e quindi bellissima organizzazione. Siamo con un atleta di Portici, ecco, un evento davvero interessante per quanto riguarda il misto tra sport e fede, ma soprattutto un evento straordinario. Ecco, qui bisogna avere per percorrere la Mercogliano Montevergine la resistenza che è molto fondamentale per un atleta. Secondo lei chi vincerà? Sicuramente chi sa soffrire meglio, perché questa è una gara che comunque mette a dura prova tutti noi, anche se siamo allenati, comunque la salita è molto impegnativa. Siamo con un atleta della Run for Love, ecco, un evento davvero importante, straordinario, un percorso molto difficile da affrontare, la resistenza è importante. Secondo lei effettivamente vincerà chi ha più resistenza o meno? Sicuramente la resistenza è la cosa fondamentale in una gara tutta in salita come questa qua, quindi bisogna dosare bene le forze, bisogna avere quell'intelligenza tattica di sapere quando spingere e quando recuperare, quindi resistenza sì, ma anche molta testa. Siamo con un atleta della Team Arcobaleno di Mondragone, salve, buongiorno. Ecco, davvero un evento importante questo della Mercogliano Montevergine, molto sentito, brava. Ecco, quindi lei viene per fede, non solo per sport? Per fede soprattutto, perché ognuno di noi porta qualcosa dentro, no?
E posso dire che questa è veramente una gara molto molto sentita, già l'ho fatta 2 anni fa e veramente molto bella. 2 anni fa quando sono arrivata sopra ho pianto, stavamo io e un'amica mia, piangevamo, non lo so perché ma piangevamo, bella, veramente bella, la consiglio a tutti. Ecco, tecnicamente e tatticamente secondo lei questa gara come sarà impostata? Vincerà chi ha più resistenza? Sicuramente sì. Età dell'atletica marcianese Angelo Garofalo, qui nelle immagini. Buongiorno, ecco, lei partecipa la prima volta, vero, qui alla Mercogliano Montevergine, perché la sua presenza? Guardi, in questo periodo è un periodo un po' particolare, quindi ci stiamo prendendo un pochettino tutto ciò che ci viene offerto, però ci tengo perché ci tengo alla Madonna, ci tengo a questo posto, ogni tanto veniamo, ci veniamo a fare una passeggiata anche con la bambina, mia figlia che saluto Gaia, e sto qui per lei oggi. Quindi non mi interessa nient'altro, spero di divertirmi e con me c'è il mio coppio, come sempre. No, voglio dire, da un punto di vista atletico, secondo lei a lei interessa proprio poco l'aspetto atletico in questo caso? Oddio, poco. Oddio, se mi viene qualcosa di buono che ben venga, sono soddisfazioni, parliamoci chiaro, però so che è abbastanza tosta perché mi è stato raccontato, mi hanno un pochettino spiegata, però non fa niente, come viene così ce la prendiamo. Abbiamo un'altra atleta dell'atletica marcianese, ecco, secondo lei, lei è venuto già altre volte qui? Questa è la prima volta che faccio questa gara, amici che l'hanno già fatta mi hanno raccontato che è una gara abbastanza impegnativa anche dal punto di vista tecnico per le salite impegnative che ci sono, ma diciamo la nostra fede ci porta è un momento per avvicinare la fede e lo sport e quindi lo facciamo con grande piacere. Siamo qui ad onorare Mercogliano. Siamo con mister Mellucci della Maca Sport. Ecco mister, davvero un evento importante e fondamentale, la Mercogliano Montevergine. Qual è la sua opinione in merito? Ma la mia opinione in merito è che è una gara diciamo un po' particolare, visto che si svolge tutta in salita, voglio dire. Per quanto ci riguarda, oggi non avremo atleti purtroppo pronti per questa gara, almeno in parte, ecco, diciamo così. Ecco, secondo lei comunque bisogna avere resistenza per questa gara, vista che è tutta in salita? Certo, ci vuole una preparazione specifica per fare un risultato diciamo ottimale, ecco. È chiaro che si viene da un periodo di caldo dove la preparazione è appena iniziata, per cui è diciamo una sorta di rodaggio, un allenamento in gara. Ecco. È una gara anche che riguarda un misto tra atletica e fede. Ricordiamo che gli atleti saliranno su a visitare la Madonna di Montevergine. Esatto, questa è una location veramente spettacolare, bella dal punto di vista paesaggistico, naturalistico. E poi c'è questo l'aspetto mistico religioso che la rende particolarmente bella. Sì, utenti, siamo qui con tutta la Maca Sport nelle immagini presenti alla Mercogliano Montevergine. Siamo con il presidente di Blasio, di Macerata, Portici, Casa Giove, in provincia di Caserta. Ecco, davvero la vostra presenza è fondamentale per poter innescare maggiore importanza all'atletica leggera. Cosa ne pensate di questa Mercogliano Montevergine? È una cosa importantissima, è un bel segnale. Sono qui in rappresentanza per portare che una delle mie atlete è voluto partecipare qui alla gara. Io non ho esitato a essere presente, pur arrivando stanotte dalle vacanze, ho detto sarò presente con te, ti accompagno, mi farò questa passeggiata. Diciamo che sono molto stimolata a fare subito l'iscrizione perché è bellissimo far parte e poi arrivare al santuario come rappresentanza. Noi siamo Maca Sport Macerata Casa Giove Portico, una società nata da qualche anno e più, e gestiamo soprattutto scuola di atletica per bambini. Che devo dire? In bocca al lupo a tutti. E ci tengo tantissimo alla rappresentanza, le mie women e tutta la squadra. Siamo con Beniamino Famoso, un atleta dell'Avellino runner che parteciperà alla Mercogliano Montevergine. Ecco, davvero un evento fondamentale, originale da un punto di vista sia atletico e sia per quanto concerne l'aspetto spirituale. Qual è la sua opinione?
Beh, hai fatto centro, sicuramente è una gara storica di antiche tradizioni che al di là del tempo che ognuno di noi impiegherà raccoglie la bellezza dello sport e insieme al fatto di comunque di arrivare alla Madonna, alla fede che tutti noi abbiamo bisogno, insomma. Un percorso tradizionale di 16 km tutto in salita, ma come bisogna impostare tatticamente questa gara? Beh, la gara va impostata molto con la testa, perché praticamente i primi 10 km ti fanno andare abbastanza agevolmente. La difficoltà inizia dal 15° chilometro in poi, che ci sta la curva del Casone, dove ci sono diversi tornanti da fare che hanno un'intensità abbastanza notevole. Però il tutto diciamo risplende nel momento in cui fai l'ultimo tornante e vedi la chiesa di Montevecchi che ti accoglie alla prima. Bellissima gara. Con Elio D'Argenio, atleta dell'Avellino Runner, uno dei migliori atleti che possiede l'Avellino Runner. Salve, buongiorno. Ecco, davvero una gara importante, c'è tutta la campagna qui presente a Mercogliano, dove ci sarà una competizione molto forte in questi 16 chilometri. Secondo lei, da un punto di vista tecnico, come sarà questa gara? È molto, diciamo, molto abbastanza potente come gara, diciamo, ogni anno l'aspettiamo con, diciamo, con molto piacere, perché essendo di Avellino aspettiamo molte persone che intervengono a questo tipo di gara. Ecco, tatticamente come dovrebbe essere schematizzata? Schematizzata è a zone, cioè in che senso? A tratti, cioè non so, arrivando a metà montagna là, si saprà come può agire il tuo fisico e ad andare avanti. Che ritmi bisogna avere? I ritmi non sono da stabili, ma sono, diciamo, a secondo la persona come si sente al modo, cioè, quando parte. È già all'inizio già si vede come vai. Che preparazione bisogna fare? La preparazione dura sempre un anno. Cioè, noi tutto l'anno ci prepariamo per varie gare, però la preparazione si fanno delle ripetute, altre cose, secondo l'avvenuta, diciamo, gara. Siamo con un atleta della Montemiletto Team Runners, siamo la squadra giusta, davvero voi riuscite a partecipare a tutti gli eventi sportivi, a tutte le kerme sportive, siete davvero sempre presenti, un team il vostro che, diciamo, è ben organizzato. Ottimo, sì, il team è organizzato in Campania e in tutto il resto d'Italia. C'è il settore giovanile che si distingue in Italia, è una delle prime della regione Campania, e in Italia abbiamo avuto dei bei successi con i ragazzi, chi campione regionale, chi terzo, secondo ai campionati nazionali, col settore giovanile. Poi ci sono le persone, gli amatori, come siamo noi, che ci divertiamo a fare queste gare, 10-20 km, mezze, maratone. Questa è la gara, e non plus ultra della gara campana, la salita a Montevergine da Mamma Schiavona, che si va per devozione, un pellegrinaggio, e si va con piacere, ecco, si sa. È dura, però si sale con piacere. Ecco, carissimi utenti, siamo qui a Mercogliano per quanto riguarda la kermes sportiva che svolgerà oggi da Mercogliano fino a Montevergine. Ecco, siamo con un atleta della Finanza Sport Campania, associazione sportiva diretta fisica. Ecco, lei partecipa a questa kerme sportiva, ritiene importante e fondamentale? Sì, senz'altro, è un appuntamento molto ben visto da tutti gli atleti campani e non solo. Io vengo da diversi anni qua a fare questa gara e mi piace molto, è un bel allenamento, un bel potenziamento, tutta una scalata in salita è difficile anche. Ecco, questa è una kerme sportiva che in realtà è un misto tra sport e fide. Sì, certamente, si viene anche per un fatto propriamente spirituale, religioso, intimo. Ognuno sa, fa un voto alla Madonna o è devoto, ha fede, quindi unisce le due cose, praticamente l'aspetto religioso con una bella gara e un ottimo allenamento.